Cerasicoltori, buongiorno. Benvenuti al primo bollettino cerasicolo del 2023. Fase fenologica a gemma rigonfia. Andamento meteo. La stagione autunno-invernale è trascorsa in modo alquanto diverso dalla media dell'ultimo venticinquennio. Dicembre è stato secco. A gennaio e marzo le piogge sono state quantitativamente ridotte, mentre le temperature sono state sensibilmente più fredde da metà gennaio a metà febbraio e decisamente più calde da metà febbraio ad oggi. Complessivamente sono caduti circa 90 mm di pioggia. In quest'ultima settimana il tempo è stato stabile, con temperature massime che hanno superato i 15 gradi centigradi e le minime i 6 gradi. Le sommatorie termiche e anche le osservazioni in campo indicano un anticipo di stagione di circa una settimana rispetto al 2022. La pioggia di martedì 14 e mercoledì 15, sia pur di scarsa entità, hanno dato il via all'idratazione delle forme svernanti dei patogeni. Sono entrati nella fase attiva e potenzialmente infettiva. Al momento, però, non va effettuato alcun intervento fitosanitario. Solo nei ciliegeti dove vi è presenza di cocciniglia è consigliabile, a gemma ingrossata, intervenire con olio bianco, eventualmente addizionato con un fungicida a vasto spettro d'azione, Ziram e un piretroide. Un saluto dall'Associazione Cerasicoltori e un arrivederci al prossimo bollettino.